Martedì 24 luglio 2012 l'ANCI nazionale ha indetto una manifestazione a Roma per protestare contro la spending review del governo Monti, che rischia di tagliare ulteriormente le risorse dei comuni italiani. Anche da Orvieto è partito un pullman con le autorità cittadine e un folto gruppo di avvocati per cercare di impedire la chiusura del tribunale di Orvieto. Andiamo a lottare a Roma per vantare i nostri diritti nelle sedi opportune. Saremo duri e staremo sulle barricate, e così sempre fino alla fine. Ci siamo presi e ci continueremo a prendere. Impediranno qualsiasi rispetto del patto di stabilità. Allora via gli investimenti. Monti lo chiede all'Europa, noi lo chiediamo a Monti da tempo. La manifestazione di oggi indetta dall'ANCI è una manifestazione di preoccupazione, la preoccupazione degli amministratori locali e delle comunità locali per gli effetti che la manovra di spending review purtroppo avrà sulla vita quotidiana dei nostri cittadini. E noi amministratori sappiamo perfettamente che oggi, vista la grave crisi economica che sta colpendo l'Italia, è necessaria una revisione della spesa, è necessaria una lotta agli sprechi, ma purtroppo questa manovra che il governo ha adottato avrà degli effetti pesanti sulla stabilità sociale delle nostre comunità, e quindi noi oggi siamo qui per testimoniare la preoccupazione nostra, ma soprattutto la preoccupazione dei nostri cittadini. Ci auguriamo che da questa manifestazione il governo comprenda quali saranno le misure da adottare per le nostre comunità, ma soprattutto che comprenda che è necessario rivedere completamente questa manovra, ascoltare i territori e cercare di intervenire laddove effettivamente ci sono gli sprechi. Noi oggi siamo qui anche con una delegazione degli avvocati del Tribunale di Orvieto, un tribunale che onestamente risulta tra i più efficienti sia in termini di efficienza proprio amministrativa, ma anche in termini di efficienza economica, eppure è uno dei tribunali che compare nella lista dei tribunali da sopprimere. Onestamente c'è qualcosa che a noi non quadra e che ci indigna profondamente. Bella manifestazione a Roma, molto ben riuscita, credo che sia il senso reale di quello che è la crisi che sta attanagliando le comunità locali, i comuni e quant'altro. Quindi credo che sia molto importante che oggi la città di Orvieto sia qui a Roma e in piazza per manifestare contro il taglio del tribunale, ma anche contro il taglio di tante altre risorse che non vengono trasferite ai comuni e alle entità locali. La manifestazione odierna conferma ancora una volta, come viene sentito da tutti, il problema dei piccoli tribunali, che si aggancia anche a quello dei comuni. Oggi noi siamo venuti a Roma per cercare di far capire alle stanze segrete del potere quello che sia, quello che può essere e quello che sarà la perdita dei tribunali, la perdita dei tribunali cosiddetti minori, che di minori hanno soltanto un'estensione non conforme a quella che è stata calcolata soltanto con un calcolo aritmetico. Cercheremo ancora una volta e fino all'ultimo di far cambiare un'idea che è sbagliata, un'idea che distruggerà la giustizia, che allontanerà il cittadino dalla giustizia e che confermerà e sancirà l'arretramento dello Stato in tutte quelle parti dell'Italia che sono o meridionali o meridionalizzate, che poi alla fine che vogliono far fare ad una parte dell'Umbria come quella in cui si trova Orvieto. La meridionalizzazione dell'Umbria comincia da Orvieto, ma noi cercheremo in ogni modo di interromperla e di far sì che le nostre ragioni possano arrivare sui tavoli dei poteri che contano, per far capire quanto stanno sbagliando e quali saranno gli irreparabili danni che poi faranno per il futuro.